parts of Italy or in Italy, it's a good thing. It's almost it's not bad to go back to the house to live with la mamma. Sì, diciamo nei paesi del nord Europa, in Inghilterra, soprattutto nei paesi come la Svezia, la Finlandia, la Norvegia, esiste una grande indipendenza dei giovani. Cioè i giovani capiscono che a una certa età, 18-20 anni, è il caso di fare delle esperienze personali. Cresce, la vita è fatta soprattutto di momenti anche di solitudine, anche per mettersi alla prova, perché credo che una cosa negativa sia quella di avere paura di uscire di casa e verso l'avventura, trovare un amore, sposarsi, questo sia molto importante, sia una lezione dei paesi del nord Europa. Okay, so you think it's a better thing to leave the house at 18 or younger and to grow and to have a wife and everything else, and it's negative to stay at home with the family? Per me è negativo non investire su se stessi, è negativo rimanere per tanti anni a casa dei genitori avendo paura di mettersi alla prova. Devo dire che questo fenomeno è nato quando è cambiato il diritto alle famiglie italiane, cioè da quando, soprattutto nelle fasi delle separazioni e dei divorzi, i figli praticamente vengono affidati quasi esclusivamente alle madri. Per cui abbiamo una generazione di trentenni o quarantenni che hanno vissuto solo con le madri, con le nonne e con le zie. Hanno vissuto quindi un ambiente al femminile dal quale non riescono a staccarsi, mentre noi cinquantenni, quelli degli anni 60, abbiamo vissuto la famiglia italiana tradizionale, quella che i francesi vedete nei film degli anni 60. L'Italia è completamente cambiata, per cui i padri sono stati esclusi dall'educazione dei figli, di fatto, soprattutto nelle separazioni e nei divorzi, e quindi c'è un matriarcato italiano molto forte, soprattutto in Sicilia, in Calabria, in Campania, in alcune regioni del sud, ma un po' anche ultimamente nel nord. E c'è la legge delle madri, e questo ovviamente non è stato un fatto positivo, perché abbiamo molte cause in tribunale di figli che a 30 anni, quando vanno via e poi magari non trovano lavoro, fanno causa alla madre o al padre per avere un mantenimento. Questa cosa socialmente non va bene, cioè l'Italia deve recuperare le antiche tradizioni, che sono quelle appunto di mettere su famiglia, di andare all'avventura, di migrare, provare nuove esperienze. Per cui questo atteggiamento dei bamboccioni, così noi li chiamiamo, i bamboccioni, cioè i ragazzi che non crescono mai, è indubbiamente uno dei fenomeni di cui si sta parlando molto, io ne parlo nei libri, ho scritto molti libri su questi temi. E anche i film, ultimi dell'Italia, gli sdraiati, con il titolo di una generazione di trentenni, di quarantenni, che non riesce a spiccare il volo verso la